trovo sulla sponda occidentale della Goesrum, in Danimarca. Sono venuto a fare una passeggiata in questo posto qualche settimana fa e me ne sono subito innamorato perché qui c'è una bella vista e anche una bella pace. Mi sono detto, devi tornare per un pernottamento ed eccomi qua. Pochi giorni fa ha nevicato e adesso fa un bel freddo. Ho scoperto che qui il tempo è estremamente variabile. Pioggia e neve possono arrivare all'improvviso. Una giornata può cominciare in un modo e terminare in un modo totalmente diverso, quindi mi serve un riparo adeguato per stanotte. Tutta questa sponda del lago è coperta dalla foresta e ci sono degli shelter in legno a disposizione degli escursionisti per passare la notte. Questo è di recente costruzione, guardate che bello. Mica male, eh? C'è anche il braciere, un paio di panche, è un'ottima vista. Mi accontento, via, una sistemazione spartana per questa notte. C'è anche la legna già pronta. Qui in Danimarca non è raro trovare rifugi di questo tipo, ce ne sono tanti sparsi per le varie foreste. Alcuni sono molto grandi, arrivano a poter ospitare anche 10 persone. Questo fa capire quanto ai danesi piaccia stare all'aria aperta e quanto le autorità si adoperino per rendere fruibili gli spazi all'aperto. Faccio subito un po' di legna perché si avvicina l'ora di pranzo e voglio cucinare qualcosa. Qui a qualche chilometro c'è una ferrovia che attraversa la foresta, quindi sentirete ogni tanto qualche fischio. Pupu. Oggi voglio provare ad accendere il fuoco esattamente come facevano i vichinghi, gli antichi abitanti di queste terre. La tecnica prevede l'utilizzo di un fire steel, ossia di un acciarino in ferro in grado di produrre delle scintille se percosso contro una pietra dura. Come esca utilizzerò del materiale carbonizzato che ho ottenuto facendo bruciare in assenza di ossigeno all'interno di questa scatolina pezzi di diverse tipologie di funghi lignicoli. Vi lascio in schermata finale il link di un altro video dove ho fatto vedere nel dettaglio questo procedimento. Dunque, abbiamo il nostro fire steel, abbiamo la nostra esca, ci serve una pietra dura se vogliamo le scintille. I vichinghi utilizzavano la selce, una roccia sedimentaria abbastanza comune qui in Danimarca. Io ne ho un po' nel mio kit, volendo, già bella e pronta, però questa viene dall'Italia e io voglio sentirmi un vichingo, quindi voglio della materia prima locale. Conosco un posto qui in Danimarca dove c'è tanta selce, si trova lontano sulla costa, ma noi abbiamo i potenti mezzi del montaggio digitale, quindi posso fare così e in un batter d'occhio mi ritrovo in un piccolo villaggio circa 80 km a sud di dove mi trovavo un attimo fa e sto per noleggiare una di queste bici e ho anche cambiato outfit. Fuori allenamento, prevedo dolori al fondo schiena nei prossimi giorni. Alle mie spalle c'è la piccola chiesetta di Höyerup. Vista da fuori sembra una chiesa normale, ma vi assicuro che è molto particolare. Adesso ve la faccio vedere dall'interno. Esattamente dove mi trovo adesso, su questa balconata, c'era anticamente l'abside della chiesa, che adesso non c'è più perché è precipitato nel vuoto in seguito a uno smottamento. Infatti, come vedete, ci troviamo sulla cima di una scogliera alta 40 metri. Sono a Stevnsklint, uno dei luoghi più famosi e visitati di tutta la Danimarca. Qui ci sono 15 km di scogliere calcaree
veramente imponenti, e dove c'è il calcare c'è anche la selce. Nel 2014 è diventato patrimonio mondiale dell'UNESCO perché nella stratigrafia della scogliera si può osservare un sottile livello di ceneri che sembra siano la prova dell'impatto del gigantesco meteorite che ha ucciso i dinosauri. Insomma, un paradiso per geologi, paleontologi e appassionati di scheggiatura della selce. Adesso scendiamo di sotto. Guardate che spettacolo, da una parte il mare e dall'altra questa altissima scogliera. Qui si può veramente toccare con mano lo scorrere del tempo osservando gli strati di materiale che si è via via depositato nel corso di milioni di anni. Parte di quel materiale, nella fattispecie gli scheletri silicei di alcuni organismi marini, si sono tramutati nella roccia durissima che sto cercando. Qui c'è selce dappertutto, ci sto camminando sopra in questo momento e molta altra si trova incastrata nel calcare sulla parete della scogliera. A me ne basta un pezzo piccolo. Questo frammento ha un bordo tagliente. Quindi fa il caso mio. Chi mi segue da un po' già lo sa, ma se siete nuovi iscritti, vi informo che sono un grande appassionato di tecniche di sopravvivenza primitive. Nel 2017 ho creato un progetto di divulgazione della preistoria che si chiama Secrets of the Ancients. Tengo corsi di survival primitivo e laboratori didattici con le scuole. Ho messo a disposizione di chi mi segue tantissimo materiale riguardante le tecniche di sopravvivenza dei nostri antenati. Materiale che potete visionare gratuitamente in rete. Vi lascio in descrizione i link del canale YouTube, della pagina Facebook e del sito di Secrets of the Ancients. Questo posto è straordinario, si riesce veramente ad ammirare la bellezza e la potenza di madre natura. Il problema è che scoppia di gente e comunque sia non possiamo passare tutto il video qui, abbiamo del lavoro da fare, quindi torniamo sul lago. Bene, ora che ho tutti gli elementi del mio kit fuoco, direi che è arrivato il momento di passare all'azione. Anzi no, fermi tutti. Ci mancava il nido di erba secca. Ho cercato di raccogliere legna di varie misure, il più possibile asciutta, ma è tutto fradicio, quindi sarà comunque un'impresa.
Mi ha fatto penare un po', ma alla fine si è acceso. Quando sono venuto in Danimarca ho potuto portare con me solo una minima parte dell'equipaggiamento. Per cucinare ho scelto questa vecchia padella di ferro, che è scomodissima da portare, ed è scomodissima anche per cucinare, perché il cibo si attacca al punto tale che diventa parte integrante della casseruola stessa. In pratica vi mangiate alla fine la metà di quello che ci avete messo dentro all'inizio. Però è di mia nonna, ci sono affezionato, mi fa sentire a casa e quindi adesso cominciamo a cucinare. Sto preparando del pane scout, stavolta non sul bastoncino, ma a mo' di focaccia all'interno della padella. Pessima idea perché una buona parte ho già fatto amicizia col fondo della casseruola e penso che rimarranno amici per sempre. Il tempo non è dei migliori, sta piovicicando. Sto facendo veramente fatica a tenere il fuoco acceso. E vabbè, mica può sempre andare tutto giusto. Grandina, il fuoco si sta spegnendo e io ho del pane scout che non è cotto neanche per metà. E andiamo. Tentiamo maldestramente di riattizzare il fuoco. Come avrete intuito anche dai precedenti video, mi piace cucinare del pesce quando sono fuori. È magro, è leggero, si cuoce velocemente, grandina ed è buono. Quindi adesso, se riesco, cuocerò del pesce. Stavolta ho portato del merluzzo che ho messo a marinare ieri sera con un po' d'olio, sale, pepe e origano. Beh, un piattino di tutto rispetto, via. Però, il merluzzo è molto buono. La marinatura l'ho insaporito per bene. Il pane scout è croccante fuori ed è rimasto morbido dentro. E alla fine si è cotto anche abbastanza bene. Visto che il tempo è ballerino, ho messo un po' di legna sul fuoco, mi sono ritirato qui nei miei appartamenti e adesso con questa bellissima vista lago ci facciamo una chiacchiera, soltanto voi ed io. Negli ultimi mesi ho girato diversi video di pernottamenti in solitaria ed alcuni di voi mi hanno chiesto come faccio a non avere paura a dormire da solo nel bosco. Partiamo dal presupposto che avere paura di dormire da soli nel bosco è perfettamente normale e non dovete sentirvi sciocchi per questo. Anche io un po' di paura ce l'ho, solo che avendo fatto tante esperienze di questo tipo, ormai mi sono abituato e quindi la paura è scesa ad un livello tale, per cui non mi impedisce di godermi la nottata. Io penso che il modo migliore per combattere una paura sia razionalizzarla, quindi dargli una forma ben definita, un nome, un cognome, perché molto spesso la paura è qualcosa che non ha forma, è un qualcosa di indefinito, di fumoso. Ho paura del bosco, ok, ma il bosco è tante cose. Di che ho paura di preciso? Degli alberi? Degli animali? Del buio? Dei mostri? Io penso che questa sorta di timore irrazionale che tutti noi abbiamo nei confronti del bosco possa derivare da, diciamo, da un contesto culturale. Infatti, nella tradizione della mitologia, della letteratura, il bosco viene molto spesso descritto come un luogo sinistro, ostile. Pensate a tutte le favole che ci leggevano quando eravamo bambini. Il bosco era sempre il covo del lupo, della strega, dell'orco, insomma, del cattivo di turno. Mi viene in mente la selva oscura di Dante, pensando alla nostra letteratura. Quindi vedete che siamo cresciuti con questa immagine paurosa del bosco, che adesso torna un po' a perseguitarci e ci impedisce di magari di viverci alcune avventure come vorremmo.
Come uscire da questa situazione? Con la conoscenza, e la conoscenza si raggiunge tramite l'esperienza. In parole povere, più notti io passo nel bosco, più imparo a conoscerlo e più mi rendo conto che non c'è nulla di cui avere paura. E a poco comincerò ad abituarmi e alla fine il bosco non mi farà più paura. Per questo io insisto, ragazzi, molto. Dicendo che dovete cercare di accumulare dell'esperienza all'aria aperta, perché potete stare tutto il tempo che volete a leggere i pareri degli espertoni su Facebook, a collezionare attrezzatura o a sentire le chiacchiere che faccio io, ma se non cominciate a vivervi la natura l'outdoor nel concreto, rimarrete sempre al punto di partenza. Chiudo questo breve discorso aggiungendo che, tolte, le paure di tipo irrazionale, ciascuno di noi può avere altri tipi di paura che invece sono, un po' più fondate, che però anche queste si risolvono facilmente con della preparazione adeguata e con il ragionamento. Per quanto mi riguarda, io ad esempio ho questa paura di essere aggredito di notte da qualche malintenzionato. Ci può stare, è un'ipotesi verosimile, però bisogna andare a vedere poi quali sono le probabilità che questa cosa accada. Voi quante storie avete sentito di escursionisti che sono stati aggrediti? Quindi può capitare, ma è estremamente improbabile. E io questa paura, la combatto cercando di pernottare, in posti che siano, il più possibile fuori mano, quindi, non facilmente raggiungibili per la maggior parte delle persone. Un'altra paura che ho è quella che mi succeda un incidente, è quella di subire un infortunio grave mentre mi trovo in qualche posto isolato e di lasciarci le penne perché sono da solo e non c'è lì nessuno ad aiutarmi. Anche questo può capitare, ma se uno è ben preparato tecnicamente, è allenato, è ben equipaggiato, le probabilità sono minime. È arrivata una bufera, ha nevicato e si è alzato un vento fortissimo. Ho passato le ultime 2 ore a fare legna e a cercare di non far spegnere il fuoco che in teoria mi servirebbe per cucinarmi la cena. Solo che la vedo dura perché al momento stare fuori è abbastanza difficile. Ecco come mi sono organizzato all'interno dello shelter. Per dormire, solito setup Thermarest Neo Air più Cumulus Panium 600. Lì ci sono le mie giacche che ho appeso ad asciugare, le mie scarpe. Ho messo le lucine di Natale per riscaldare un po' l'atmosfera. Sto facendo un tè per scaldarmi un po'. Lì ci sono le cibarie per stasera. Zaino, i miei pantaloni ad asciugare. Proprio oggi che ho portato questi, doveva venire sta cavolo di bufera. Adesso come cavolo faccio ad andarli a mettere sul fuoco? C'è sta un vento che te se incolla de fuori. Di solito non mi infilo nel sacco a pelo prima di una certa ora, ma ero veramente esausto. Mi sono sdrenato per fare sta cavolo di legna perché non volevo utilizzare quella che sta qui sotto nello shelter, perché non mi va poi di sostituirla con legna bagnata.
Mi sono ucciso, sono veramente stanchissimo, avevo tutti i vestiti mezzi fradici, anzi senza mezzi, completamente fradici, e quindi mi sono infilato dentro. Adesso sarà duro uscire fuori per andare a mettere la roba sul fuoco. Ho anche dell'impasto del pane scotto avanzato da cucinare insieme agli ustel. L'idea è quella di mettere tutto quanto nella stagnola e infilare in mezzo alla brace. Solo che esce un po' temo là fuori. Maledizione. Sono uscito per mettere qualche ciocco sul fuoco, ma qua fuori non si può stare. Nevica e c'è un vento fortissimo. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere il lago illuminando con la frontale. Bufera di neve! È impossibile stare qua fuori. Ecco i preziosi cartocci contenenti wurstel e il pane scout. Adesso un valoroso deve sfidare l'uragano e portarli là fuori e inserirli nel fuoco. C'è qualche volontario? Nessuno, eh? Vabbè, vado io, dai. Vado io, non vi preoccupate. È stata dura, ma ne è valsa la pena. Voi non potete capire che profumo che arriva da questi cartocci. Buon Buonissime. Per oggi direi che con le riprese siamo a posto, anche perché ne ho fatte un botto e anche perché sono stanchissimo e non vedo l'ora di mettermi giù. Il setup per la notte l'ho fatto vedere, quindi state a posto. L'unica modifica è che ho agganciato un telo a coprire l'entrata del rifugio perché il vento tira da questa parte e non vorrei risvegliarmi domattina sotto forma di pupazzo di neve. Il vento non accenna a diminuire, c'è un frastuono incredibile. Non so se mi concilierà il sonno o se mi terrà sveglio. Vabbè, staremo a vedere. Tirato vento fortissimo per tutta la notte. Adesso fortunatamente si è calmato un pochettino. La nota positiva è che ha asciugato tutta la legna, quindi non mi è stato difficile riaccendere il fuoco questa mattina. In un negozio di articoli per l'outdoor di Copenaghen ho comprato questa busta per fare il caffè, chiamiamolo istantaneo. È il caffè loro, quindi una versione molto lunga del nostro espresso.
Vediamo che esce fuori. In pratica basta versare acqua calda, vedete, c'è già il caffè e il filtro all'interno. Qui dice che vengono fuori due tazze da 150 ml, quindi molto molto lungo. Qui poi ci sono le tacche per farlo più lungo, più corto. Io penso che me lo farò decisamente corto. E qua sta scaldando l'acqua. Il profumo è veramente molto molto buono. Buono, è molto lungo ma è buono. Brownies, questi fanno malissimo. È tipo un tè, però il sapore di caffè. Zaino pronto, fuoco spento, è arrivato il momento di salutare lo shelter e di rimettermi in cammino. Nel frattempo è uscito un bel sole. Grazie per avermi seguito anche stavolta, se il video è stato di vostro gradimento tutto quello che dovete fare è lasciare un like ed iscrivervi al canale per non perdervi le prossime gelide avventure. Allungo il passo che se no perdo l'autobus. Un saluto, ciao!